Man mano che il tempo passava, la contrada si andava arricchendo di nuovi e belli edifici. Ma non era ancora bella, dritta e ben pavimentata come l'attuale. Infatti la chiesa di San Giacomo, di cui ne vediamo l'effigie in una stampa antica, pur essendo stata tolta al culto già dal 1789, nel 1800 stava ancora con la sua porta d'ingresso sul bel mezzo della via. Fu il governo della Repubblica Cisalpina che nel 1801 ne ordinò l'abbattimento per allargare la contrada. Stessa sorte ebbe il famoso Palazzo del Diavolo, in cui si eliminò il macchinoso ingresso fatto di scalinate e piattaforme ingombranti, con fossato, rendendolo a pari muro. Questo palazzo, di proprietà di Paride Ceresara, fu fondato nel 1527. Il Ceresara era uno studioso dedito agli studi di astronomia e chiromanzia e afferrato alchimista, per cui era visto dal volgo come un mago. Dai camini spesso fuoriuscivano dei fumi colorati in seguito ai suoi esperimenti e la gente intimorita lo chiamava il diavolo e di conseguenza il suo palazzo il Palazzo del Diavolo. La dimora dei marchesi Agnelli Soardi, oggi scomparsa, e al suo posto troviamo la casa dei Valentini, anch'essa in quel tempo ebbe non indifferenti modifiche. Venne tolto il piedestallo e le colonne che sostenevano la balconata, riducendo la porta d'ingresso liscia senza nessuna sporgenza in uscita. Nel 1826 fu livellato tutto il piano stradale, scavati gli acquedotti e posti in opera i maestosi marciapiedi di marmo bianco con cordolo in granito.